Settoriale, comunale, arenato dall'Ara. Dal 27 a oggi questo stadio ha vissuto tutte le epoche storiche, quelle dei trionfi, i momenti di gioia, i sette scudetti e quelle delle delusioni, le due retrocessioni consecutive che sono un fatto recente. Quest'anno è stato indimenticabile. Il Bologna ha riconquistato la Serie A giocando il miglior calcio d'Italia e riconciliando la città col pallone. Tutti si sono vestiti di rosso-blu per partecipare, in qualche modo, alla rinascita della città. Andiamo adesso a raccontarvi la storia di questa squadra, di questo mister, di questa società che hanno saputo rifare grandi i nostri colori. A Leale Bologna è un tributo di affetto ai piccoli, grandi eroi delle nostre domeniche. Ha 41 anni e come ogni buon allenatore non è capace di giocare a calcio. Siede sulla panchina che fu di Felsner, Weiss, Bernardini, Fabbri, Radice, da ineffabile abusivo. Tutta Italia sa che Manfredi non è un raccomandato di Coverciano, non ha il patentino, non è nelle grazie dell'associazione allenatori. Però ha vinto il campionato, il terzo consecutivo. Ha alle spalle infatti le promozioni dell'Orceana in C2 e dell'Ospitaletto in C1. È nato a Lograto, in provincia di Brescia, il 20 aprile 1947. Segno zodiacale Ariete, te pareva, mentre vendeva champagne, Moët Chandon per la precisione, con tecniche tutte particolari, allenava a tempo perso, vincendo anche campionati, come gli è capitato a Leno. Ha persino tentato di cogestire un negozio di articoli sportivi, ma, dice lui, alla fine ci ho rimesso solo 100 milioni e mi è andata bene. L'anno scorso ha a malincuore rifiutato un'offerta del Parma e all'inizio dell'87 ha accettato in linea di massima la proposta di Corioni di allenare il Bologna. Si è portato dietro il professor Bergamaschi, la sua metà professionale. Quella sentimentale si chiama Bruna, è di Brescia, innamoratissima, e ha dato due figli, Cristian di 17 anni e Paolo di 12, e sogna da 5 anni di fare una vacanza assieme al marito. E ha trovato a Bologna gli apporti preziosi di Gino Pivatelli, allenatore in prima, Nello Governato, direttore sportivo, Edmondo Fabbri, consigliere tecnico. La mia zona è, come tutte le zone, un qualcosa che ha un particolare, direi che può dare solo l'allenatore, in questo caso io, perché ciò si differenzia da tutte le altre per un qualcosa di soggettivo. Diciamo che abbiamo i quattro difensori che costituiscono il reparto difensivo, che non sono in linea completamente, ma i due centrali stanno leggermente più dietro, anche per proteggere le fasce da qualsiasi incursione. Poi davanti c'è un playmaker che è già a tutela di questo quartetto, perché il nostro è un quartetto ad alto rischio, l'abbiamo visto quest'anno, prendendo una trentina di gol o più, per cui bisogna stare 59. Ecco, bisogna stare molto attenti, per cui davanti ho messo uno che gli dia una tutela, con l'aiuto di due cursori che quest'anno sono stati interpretati da Stringara e da Marocchi, e davanti il trio d'attacco che sono stati Pradella, Marronaro e Poli, che hanno il compito di iniziare il primo pressing, il compito di allungare e accorciare la squadra. Direi che è un compito importante, oltre a quello chiaramente di far gol. Ritengo che questo Bologna sa stare in campo bene, non ha paura di nessuno, se pareggia è solo per demerito e non pareggia per fortuna, che è una cosa molto molto differente per me. Dai. Per lui io penso invece che la zona abbia parecchie interpretazioni, una di queste è la mia, che magari viaggerà col pericolo accanto, però dà sempre grandissimo spettacolo, soprattutto gioia ai tifosi. E alla fine dell'87 il Bologna è primo. Questo è il regalo che tutti noi facciamo agli sportivi e a quelli che ci seguono con grande passione. E se perdo ancora una partita penso proprio che dovrò fare le valigie. Però vedere sempre i giocatori del Bologna è una cosa, direi, interessante. Chi ti ha regalato la sciarpa? La curva che ci ha sempre seguito, ci ha sempre appoggiato, e la metto per dimostrare che c'è un attaccamento, un feeling fra noi, e spero che duri anche andando avanti, perché chiaramente ci saranno anche delle pagine facendo i dovuti scongiuri che non saranno positive, però
Il Bologna mi sembra che stia onorando questo campionato sempre nel migliore dei modi, attacca sempre, cerca di fare più gol possibile e questo è una garanzia per chi viene a vederci. Va benissimo così. Ormai fa parte del Bologna dilagare dopo aver fatto un gol. Cominciamo dal principio. Il nuovo Bologna nasce sotto gli occhi della stampa e dei tifosi, i cui nasi si insinuano fra le maglie della rete di recinzione del centro di Casteldebole, fermi restando tutti i dubbi e le incertezze che la scelta di Corioni ha sollevato, il personaggio di Gimè Freddi riesce subito simpatico agli addetti ai lavori, anche se dietro l'angolo spuntano i sorrisini di scetticismo. Gino Corioni continua a garantire alla stampa e alla gente che quantomeno con questo omaccione venuto da Ospitaletto alla guida del Bologna, il pubblico del Dall'Ara vedrà del bel calcio, si divertirà molto, ma anche il presidente sa che per divertirsi Bologna intende tornare in Serie A. Comincia il ritiro. Il professor Bergamaschi, un altro della colonia bresciana, alter ego del mister, torchia subito il rossoblù. C'è chi regge a fatica gli enormi sforzi richiesti, gente che sviene, vomita, distrutta, ma mai lavoro fu più benedetto. Bologna comincia con la B e finisce con la A, ma Freddi comincia a conquistare con le sue battute e il suo comportamento oltre i classici confini del mister Bologna e i bolognesi, anche se in campo la squadra non convince con continuità, ma piace soprattutto la facilità offensiva. In Coppa Italia il Bologna supera 2-0 il Campobasso, vince a Cesena con gol di Pradella, batte 3-1 il Verona di Serie A, perde i rigori a Ferrara e in casa col Messina, vince comunque il girone a pari merito col Verona. Quindi l'avvio di stagione ufficiale è molto promettente. Il Bologna comincia a entusiasmare, soprattutto nelle due serate magiche a Cesena e al Dall'Ara contro il Verona. Avversari di Serie A vengono letteralmente umiliati. Sorprendono i rossoblù, ma anche Mayfredi. Siamo solo al 50% della nostra condizione, vedrete. I cronisti strabuzzano gli occhi e qualcuno prende per matto il nuovo mister, che gli stupirà ancora qualche sera dopo quando con molta durezza respingerà ogni accenno di critica ai suoi ragazzi, dopo l'inferiore prova col Messina. Quando sono uscito ho sentito due fischiatine che non mi sono piaciute neanche un po'. Intendiamoci, miracoli qui non ne fa nessuno e sarà bene che i bolognesi si ricordino in che situazione erano non più tardi di qualche mese fa. Bologna nuovo, esordio solito. La tradizione negativa della prima di campionato colpisce anche la banda Mayfredi, che però, rispetto alle altre squadre rossoblù del passato, ha la caratteristica di non conoscere mezze misure. È così che quella di Lecce diventa una sconfitta pesantissima. Le illusioni delle serate di Coppa sembrano naufragare, come negli anni scorsi, appena si incomincia a parlare di campionato. In Puglia la difesa bolognese si presenta in formato groviera. I leccesi hanno solo l'imbarazzo della scelta per i varchi da sfruttare. E i dubbi torneranno in Coppa Italia con l'Inter, due sconfitte, 3-1 e 3-0. E nell'amichevole di Natale col Milan, futuro campione, che seppellisce il rossoblù sotto la valanga, 5-0. Vediamo ora i protagonisti. Puffo, Freccia di prima porta sono i più consueti e affettuosi soprannomi affibbiati a Lorenzo Marronaro, il nostro capocannoniere, il giocatore che con Mayfredi ha compiuto il più incredibile ed evidente salto di qualità. Nato a Roma, Lorenzo debutta nella Lazio nell'80-81. Gioca nella Lazio anche l'anno successivo, lo trasferiscono poi a Forlì a ottobre, poi due anni a Monza. Questo è il quarto anno a Bologna, anni tutti segnati dai gol. Con Mazzone e Guerini Lorenzo era un corridore, un centometrista prestato al calcio. Oggi è una delle migliori punte del calcio italiano. Sta per sposarsi Lorenzo, un ragazzo tranquillo che quest'anno ha vissuto la sua consacrazione. Ha un sogno, vincere un torneo di tennis. Solo che a differenza del calcio è troppo tradizionalista, è un pallettaro. All'attacco, Lorenzo.
Loris Pradella è un altro dei giocatori trasformati da Manfredi. Centravanti di stampo classico, è diventato un tuttofare dell'attacco, raffinandosi nel palleggio e nel controllo senza perdere la sua prerogativa, lo stacco di testa. Nato a Sacile, Loris ha debuttato nel Fontana Fredda, poi 4 anni a Conegliano, 1 a Udine in Serie A, 2 a Monza, poi ancora nell'Udinese, il Padova, e questo è il 3° anno di Bologna. Di grande utilità alla squadra, Loris ha accompagnato l'anno magico di Marronaro con convinzione e senza rimpianti. Gli è nata una bella bimba, Erika, che rallegra le sue semplici ore lontane dal pallone. Pareva proprio che la strada di Fabio Poli non si incrociasse con quella del Bologna. A 17 anni lo portò con sé da Modena Giacomo Bulgarelli, ma una delle mosse sciagurate di quell'anno, disgraziato, fu di mandarlo a ottobre a Cagliari, senza nemmeno vederlo giocare. Quest'anno la Lazio, cioè Fascetti, lo hanno scaricato e il Bologna nicchiava prima di prenderlo. Fortuna, perché Fabio, nato a Montefradente di San Benedetto Val di Sambro, debuttante nella Pianorese nel 79-80, 2 anni del Modena, poi a Bologna, a Cagliari come detto 3 anni, 2 nella Lazio e ora di nuovo a Bologna, è stato per i rossoblù di Manfredi come Gullit stava al Milan di Sacchi. Gol, assist, rigori, un terrore per le difese e per i compagni di carte nell'osteria di Montefradente. Pare che Fabio a 3-7 e briscola sia una furia, come sul campo. Un campione, di lui dice Manfredi, quando il ciccio parte in progressione è come amare una donna fantastica. Il biondino di Imola, geometra, già ciccio bello per via di un culotto da sposa accentuato dalle generose tagliatelle della mamma, pare maturo per un A di grande livello. Giancarlo Marocchi, nato a Imola, ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Bologna, dall'82-83 fino ad oggi. Questo è stato il suo 6° anno di carriera in rossoblù. Giancarlo si è completato con Manfredi, come gli altri del resto. Oggi è anche un goleador. Sposato con una ragazza che, come lui, viene dalla vallata del Santerno e di Castel del Rio, Marocchi, come Manfredi, deve restare, perché non siamo una colonia. La promozione gli ha fatto crescere i capelli. Già Torero Camomillo in una lontana edizione dello Zecchino d'Oro, cantante per hobby, Paolo Stringara ha rappresentato uno degli anelli più importanti del gruppo, dello spogliatoio creato da Manfredi. Nato a Orbetello, ha esordito nell'Inter nel 79-80, poi 4 anni di Siena, 1 a Rende, ancora 2 a Siena, sempre segnando qualche gol. Questo è il 2° anno del Bologna. Podista di centrocampo, dotato di tiro al fulmicotone, Paolo ha solo un difetto, tende a innervosirsi un po' troppo, ha insomma il temperamento dell'artista. Se lo chiami professore, Eraldo risponde come uno scugnizzo napoletano: no, Mariuolo. Dell'anno passato a Napoli, Eraldo ha conservato un pezzo di filosofia. Per questa squadra è stato tutto dopo Manfredi. Allenatore in campo, con direttore, fate un po' voi. Nato a San Giovanni in Marignano, Eraldo ha esordito nel Bologna, nel lontano 73-74. L'anno dopo fu ceduto, ha passato 6 anni a Torino, 4 a Firenze, 1 a Napoli ed è tornato nel Bologna dove sta giocando la sua 2ª stagione. Sempre pronto, mai banale, Eraldo ama scrivere e si picca pure di essere bravino. Alcune sue frasi nel corso dell'anno sono diventate storiche. Questa squadra deve sempre restare sul pezzo. Non vorrei che qualcuno si sentisse già arrivato, là è ancora da conquistare. A Bologna ha trovato l'amore e considera questa la sua città. Un'ultima curiosità, non chiedetegli di viaggiare in aereo.
Lo hanno ribattezzato Hulk. Di quest'anno magico ha realizzato il primo gol del Bologna e ha rappresentato sempre l'anima più naif e insieme tenace di questo Bologna. Marco Monza è uno dei ragazzi della covata dell'Ospitaletto. Nato a Lecco, Marco è esordito nell'82-83 a Como, facendo la riserva quell'anno e l'anno dopo. Poi 3 anni a Ospitaletto e infine quest'anno a Bologna. La volta che Bologna Gol gli dedicò un poster a colori, lui ne chiese 10 copie da portare agli amici, al bar del paese. Protagonista come Gilardi, De Marchi e Cusin, di 2 promozioni consecutive, Marco nel Real Bologna, definizione di Renzo Imbeni, primo cittadino, è il nostro Gordiglio. È stato uno dei pochi che si è arrabbiato. Come? Fa Claudio. Si fa male De Marchi? Io sto bene e non mi fanno giocare? L'equivoco si è chiarito subito e Ottoni, uno dei difensori italiani più forti sull'uomo, è diventato un attendibile centrale della zona. Claudio Ottoni, nato ad Albano, ha esordito nel 78-79 nella Ternana in B, poi un anno a Sansepolcro in C2, a Perugia in Serie A, 3 anni ancora a Perugia in B, intervallati da una rapida presenza a Foggia. A Como in A e 2 anni a Bologna, spesso risultando il migliore difensore. Con grande forza di volontà ha superato un infortunio delicato. È un ragazzo serio, un giocatore da Serie A. Le società sportive non possono essere intitolate a personaggi ancora in vita, però con un escamotage, un gruppo di cestisti amatori ha dedicato la propria squadra al mitico Villa, fingendo che si tratti di Pancio, mentre in realtà è Renato, piccolo grande uomo, ex magazziniere e organizzatore di tornei estivi, dice Maifredi. Villa riscuoteva da tutti e iscriveva di persona la squadra, con quello campava egregiamente. Renato Villa, di Castelleone, gioca nella Soresina Dilettanti dal 76-77, poi 2 anni nel Pergo Crema in C1 e C2, 1 a Pizzighettone, 2 a Pontevico, 5 nell'Orceana e 2 nel Bologna. Villa è stato il factotum della difesa rossoblù e ha vissuto 2 momenti di gloria. A Taranto il primo, 80 metri di duetto con Marocchi e il gol, in casa con la Triestina il secondo, sulle spalle il mitico numero 9. Villa ha 2 cose che lo vincolano, il figlio raccatapalle, uno dei bambini più simpatici d'Italia, e il nome da straniero, il vero Renato, è lui. Il Lupetto, con quel fisico da cannarella e l'affettuoso nomignolo maifrediano, Gianluca Luppi è esploso. Gioiello e non bigiotteria, come qualcuno malignamente sosteneva, è nato a Crevalcore. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Bologna, dall'83-84, l'anno della Serie C, fino ad arrivare oggi, 5 stagioni in rossoblù. Quando Santin lo lanciò in squadra disse: è giovane, ma ha personalità. Gli hanno fatto fare da jolly difensivo, ma oggi è un laterale coi fiocchi. Fidanzato, quando si sposerà, avrà come testimone di nozze. Azzardiamo, Claudio Ottoni. Dema, fortissimo, giurava Corioni a noi scettici, e noi a contestare. Lasciare il certo, Nicolini, per l'incerto, De Marchi è follia. Aveva ragione il president, De Marchi è un grande difensore. Marco De Marchi, nato a Milano, ha esordito nel Como nell'83-84, l'anno dopo alla squadra comaschera in Serie A, ma Marco in pratica stava a guardare. Poi 2 anni a Ospitaletto, il secondo da protagonista, e infine quest'anno a Bologna. Ha giocato poco Marco per via di quel brutto infortunio. Si è sottoposto a una rieducazione severissima all'americana e alla fine ha vinto, con un grande avvenire davanti a sé e la faccia da bravo ragazzo. Un look da principe, anzi da ufficiale gentiluomo.
farà una bordata su punizione, un lancio di 40 metri, trova il tempo di mettersi a studiare. È disciplinato e profittevole frequentatore del corso di laurea in scienze politiche presso l'Università di Bologna. Alessandro Quaggiotto, nato a Padova, esordisce in anni l'80-81 a Brescia, poi l'anno dopo, 81-82, ancora nella squadra bresciana in Serie B. 2 anni in C1 sempre a Brescia, 1 a Ospitaletto in C2 e 3 anni a Bologna. Sandro, ci scommettiamo, avrà un futuro da manager, forse anche nel calcio. Un signore comunque, come nel calcio, ce ne sono pochi. Dice Maifredi, se al mondo c'è una persona poco fortunata, spesso vittima di disavventure, questo è Nello Cusin. Infatti ha cominciato il campionato rompendosi quasi una gamba, in una delle travolgenti, incoscienti uscite di porta che lo spregiudicato modulo tattico manfrediano gli impone. Poi ha avuto la fortuna e il merito, come gli altri, di vincere il campionato, per lui il secondo consecutivo. Nello Cusin, di San Nastino di Livenza, esordisce nell'82-83 nel Conegliano in C2. L'anno dopo è a Treviso in C1, poi nella Lazio e a Como, dove fa panchina. Nell'ottobre 85 è a Ospitaletto, dove riceve la consacrazione, da quest'anno al Bologna. Ha superato brillantemente le pur giustificate perplessità che molti avevano sul suo conto. Dino Zoff, niente popò di meno, gli ha preconizzato un grande futuro. Ecco il campionato, il primo gol dei rossoblù lo segna Marco Monza al 49esimo di Bologna Udinese. Fabio Poli, atterrato al limite dell'area, punizione. Pecci appoggia lateralmente a Monza, violento tiro di sinistro e Bologna in vantaggio, 1-0. I rossoblù prendono coraggio e schiacciano l'Udinese, ma i friulani con l'unica, peraltro bella, loro azione trovano il pareggio al 65esimo. Chierico per Caffarelli, cross teso, Fontolan in sacco. I rossoblù restano un po' scioccati, ma a 6 minuti dal termine i migliori, Villa e Poli, costruiscono il definitivo 2-1. Crosta destra del difensore e scivolata vincente da 2 passi dell'attaccante. Ecco la risposta che volevo, esordisce Gigi Manfredi negli spogliatoi. Orgoglio, determinazione e spirito di sacrificio. Il Bologna a Roma con la Lazio, domina sin dalle prime battute. All'11esimo è già in rete con Pradella. Cross dal fondo, a destra di Poli. Marronaro è costretto a fare velo perché è steso da un difensore, entra in scivolata Pradella ed è 1-0. Al 37esimo, senza meriti, la Lazio trova il pari con un colpo di testa di Galderisi su corner. Ma il Bologna rimette la marcia e allo scadere Pecci e Poli confezionano un gol da par loro. Il capitano batte a sorpresa una punizione dal limite, scodellando un delizioso pallone per Poli, che batte al volo di sinistro un magnifico diagonale. Nella ripresa arriverà il secondo pareggio dei laziali, ancora un gol episodico, lo segna Monelli, dopo un bello slalom in aria e con un secco rasoterra alla destra di Cusini. Ma il guardialine, per tutta la durata dell'azione, resta impietrito, bandierina al vento, per segnalare la posizione di fuorigioco del centravanti. Paparesta non se ne accorge. È un pareggio che mi dà molto fastidio, dice Maifredi. La partita l'avevamo in mano e dovevamo vincere. Dopo lo 0-0 di Brescia, mezz'ora di pressing rossoblù produce inaspettatamente il vantaggio del Messina al Dall'Ara, al 32esimo con Di Fabio, ma nel giro di 9 minuti Stringara rimette le cose a posto. Dal limite dell'area raccoglie al volo una respinta svirgolata da D'Amomio e trova l'incrocio alla destra di Paleari. Il diluvio continua anche nel secondo tempo, al 69esimo Stringara calcia una punizione a destra, la palla a rasoterra attraversa tutta l'area e arriva fra i piedi di Marronaro che non sbaglia. Lo stesso Puffo si regalerà il bis al 90esimo su assist in contropiede di Gilardi, il modo migliore per guarire dall'influenza. Ha giocato con 38 di febbre. Al termine Maifredi rileva i progressi della sua truppa. I ragazzi stanno migliorando nel modo giusto di leggere la partita. La classifica, soggiunge Maifredi, e chi la guarda? La più bella delle prime 6 di campionato e una delle migliori prestazioni rossoblù in assoluto a Genova. Un Bologna sontuoso in edizione esterna come non mai. Un primo tempo da cineteca sull'onda del gol che Marronaro realizza all'ottavo sfruttando la torre di Pradella. Nasce una grande speranza. Sono le parole di Nello Governato,
che rientra a Casteldebole in serata, stanco e eccitatissimo. Vicino a Corioni in tribuna hanno visto la partita Ferlaino e Mantovani, che non risparmiano elogi. In casa col Parma, dopo 15 minuti di show targato a Bologna, Pecci chiude il match al 45esimo con un tiro di precisione dopo un rapido triangolo con Poli al limite dell'area. Nella ripresa al 65esimo il terzo gol sarà segnato da Marronaro su cross di Monza a sinistra e Torre di Marocchi. Un pasticcio difensivo regalerà poi il gol della bandiera a Osio al 90esimo. Purtroppo, in pieno recupero del primo tempo, Marco De Marchi, appostato in barriera, si gira in modo brusco. Il piede destro rimane piantato a terra. Distorsione dei legamenti. Starà fuori per più di un girone. È la terza vittoria consecutiva. Il sogno assume i contorni della realtà e il presidente non riesce più a trattenersi. Ma che amarassi. Io questa grande speranza la cavavo dentro da giugno. Non è il solito Gran Bologna contro il Taranto. C'è profumo di primato e qualcuno si lascia inebriare. I Tarantini svegliano il rossoblù, al 57esimo segna Serra e fa infuriare gli avversari. Dopo 4 minuti il pareggio, Paolinelli stende Marocchi in area, Poli va sul dischetto e spiazza Spagnuolo, secondo portiere. Sempre su rigore la grande occasione, passano 3 minuti e Serra placca Pradella. Sul destro di Poli c'è il primo posto in classifica, il tiro è la fotocopia del precedente penalty e stavolta Spagnuolo devia fuori. Il Bologna però vola in testa uscendo trionfalmente dallo stadio di Catanzaro, dove tante trappole erano seminate. Il veleno degli ex Guerini e Nicolini, un campo tradizionalmente caldo, un avversario in gran forma. Bologna in vantaggio con una gran punizione al 19esimo di Stringara, dopo il solito brillante avvio. Dopo 3 palle gol rossoblù gettate, Chiarella si butta in area appena sente l'odore di Luppi e sguizzato a bocca, rigore al 45esimo che Palanca trasforma. Il Bologna comincia però la ripresa scatenato, al 7° c'è rigore su Pradella, Poli sbaglia dal dischetto, sul successivo angolo però Ottoni in mischia fa 2-1, i terribili ragazzi di Meifredi danno grande spettacolo, schiacciano il Catanzaro e segnano ancora al 65esimo con Poli di testa su cross di Luppi, Palanca ancora su rigore chiuderà le marcature all'83esimo. Mila bolognesi invadono San Benedetto del Tronto sulle ali dell'entusiasmo per il primato e nonostante il Bologna si presenti a questo incontro privo di Pecci e Monza, squalificati e Stringara infortunato. Come se non bastasse, Poli viene espulso al 40esimo da un incapace di Cola che pesca in una rissa nell'area marchigiana rossoblù e bronzini. Ma già in precedenza l'arbitro l'aveva combinata bella regalando un rigore inesistente alla Samba, commesso a suo dire da Cusin, trasformato al 13esimo da Faccini e negandone uno netto su Pradella. Il Bologna in 10, sbilanciato in avanti, rischia grosso in difesa e al 58esimo Mandelli raddoppia. Scatena una furibonda reazione degli ospiti. Pradella segna al 63esimo una splendida rete in spaccata. Villa fa l'ala sinistra. Tutti i rossoblù si gettano disperatamente in avanti. La Samba trema e al 77esimo arriva il pareggio di Marronaro su punizione, leggermente deviata da Ferrari. Nello spogliatoio rossoblù c'è euforia come per un successo. Visto come si erano messe le cose, dice infatti Meifredi, possiamo dire che questo pareggio sembra proprio una vittoria. Il magnifico Bologna piega alla grande anche la Cremonese dopo i pareggi con Bari e Modena. Ritmo elevatissimo, traversa di Marronaro al 24esimo e al 41esimo ecco il capolavoro di Poli. Dai e vai con Quaggiotto, dribbling divino e fiondata obliqua nel sacco. In avvio di ripresa Cusin respinge magistralmente un tiro corto di Chiorri e al 5° Pradella liquida la pratica, lancio di Luppi, spiovente a tu per tu con Rampulla e violento proiettile sotto la traversa, 2-0. Al 38esimo Pelosi siglerà la rete lombarda. Avevamo una gran voglia di battere la Cremonese, dice Meifredi, tutto qui, abbiamo giocato soltanto noi, ma stiamo coi piedi a terra, non siamo dei mostri. Il Bologna non fa 13. A Trieste si ferma a 12 risultati utili consecutivi. Non è la miglior squadra, ma non gioca nemmeno male. Al 25esimo un rinvio di Gandini lancia Cinello, fuori gioco, che entra solo in area. Villa rinviene e lo sgambetta. Rigore che Bivi segna. Prima, al 15esimo, Pradella aveva girato un pallone di Quaggiotto e Gandini si era disteso a deviare. Al 49esimo il raddoppio.
sempre un rinvio di Gandini, raccoglie Cinello, altro offside, e dà dal pra sulla destra, cross, tocco di Bibi Vincenti. Il Bologna va all'assalto. Al 73esimo Poli tira a porta vuota, ma Biagini salva sulla linea. Tranquilli, tranquilli, perderemo ancora, scherza Maifredi. In un colpo solo, Bologna cancella Trieste e Padova. Straordinaria domenica rossoblù, la festa comincia al 22esimo. Stringara, Ottoni, Marronaro, gol da due passi. Potrei farne anche 20, esulta Marronaro al termine, ma 15 sono la mia portata. Pecci dedica il successo a Gianni Aldrovandi, il nostro vecchio massaggiatore, e ai tifosi della Curva Nord. A Piacenza il Bologna fa 0-0, ma la più bella, la più entusiasmante partita del Bologna, quella che ha sancito lo strapotere invernale del rossoblù, è la domenica dopo con l'Atalanta. Mondonico sbaglia tattica, contravviene la propria natura e imposta i suoi per lo 0-0. Nel primo tempo il Bologna si mette in moto come un diesel, macinando lentamente e accelerando progressivamente. Al 45esimo Poli viene atterrato in area, rigore. Stavolta tocca a Marronaro che non sbaglia, 1-0. Si torna in campo, l'Atalanta non riesce a mutare indirizzo, anche perché ha di fronte un Bologna spavaldo e insaziabile. Al 54esimo Ciccio Marocchi entra in slalom nell'area bergamasca, disegna un perfetto triangolo con Poli e lo chiude alla grande, 2-0. Il Bologna vola, Stringara attraversa la rasoterra da destra, Pradella lascia correre e Marronaro di prima intenzione fa 3-0. C'è ancora tempo per il poker firmato da Luppi, dopo uno scambio al bacio con Pecci, e per vedere anche Marronaro sgambettato in aria, ma è ingiusto infierire. Il sindaco Renzo Imbeni al termine regala ampi sorrisi sotto il baffo. Signori miei, questo è il Real Bologna. Il Bologna allunga facendo il pieno ad Arezzo. Grossa prova collettiva dei rossoblù, orchestrati da un Pecci sublime. Il gol partita al 53esimo di Marronaro. Travolgente incursione in area da sinistra e botta secca fra palo e portiere da posizione angolatissima. Il Bologna gira a quota 27. Gli ultimi due punti dell'andata li sottrae al Barletta, che ancora non ha iniziato la sua rimonta. I pugliesi sfiorano il vantaggio al 18esimo con l'ex Lancini che tentava un pallonetto sull'uscita di Cusini, di poco a lato. I rossoblù, Sornioni, affondavano il colpo al 39esimo. Cross di Marronaro da sinistra, Marocchi sfiora e da due passi Poli spinge in gol. La Serie A, dice Corioni, ora possiamo buttarla via solo noi, ma è impossibile. Cusini non becca gol da 5 partite e il capitano Pecci, pur tenendo sempre il piede sul freno, ne prende atto. C'è un po' di casualità, ma non siamo delle teste quadre e a forza di sbagliare qualcosa abbiamo imparato. Con Lecce non c'è niente da fare. Nel giorno della rivincita al Dallara i giallorossi, squadra rude, chiusa, scorretta, fanno addirittura il colpaccio. All'inizio però sono fiori, soprattutto per Carlo Mazzoni che torna sulla sua panchina. Il Bologna in avvio soffre un po'. A metà tempo però schiaccia i pugliesi davanti a Terrani. Il gol è nell'aria ma non arriva, lo sfiorano Pradella e Poli. Al 58esimo il Lecce passa con Moriero, il Bologna va all'arrembaggio, si gioca nell'area leccese. Marocchi va a terra al 77esimo e Agnolin indica il dischetto. Marronaro è uscito febbricitante, tocca a Stringara, che si fa parare il tiro forte ma centrale, non è giornata. Alla fine Mazzone quasi si scusa, il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio. Tatticamente comunque abbiamo giocato molto bene, ma a distanza Maifredi però la dice diversamente. Ditemi voi, vi sembra una buona partita tattica quando si fanno arrivare in area 10 volte gli avversari? Ringrazino Terraneo piuttosto. Pareggio strettissimo quello del Bologna-Udine. I rossoblù dominano sin dalle prime battute, al terzo è già vantaggio con Stringara, gran tiro al volo dal limite che si infila nel set. La squadra diverte ma al 20esimo Vagheggi trova il pari. Tempo 2 minuti e gli ospiti tornano a condurre. Azione di Luppi sulla sinistra, tiro, parata, il terzino riprende di testa dal fondo e sulla linea di porta Marocchi completa l'opera. Nella ripresa i friulani attaccano, ma al 72esimo Marocchi potrebbe chiudere il conto se non si facesse parare da Abate una conclusione da ottima posizione. E all'81esimo il pareggio di Fontolan.
Kusindera di essere stato disturbato sull'uscita da un attaccante. Il pallone comunque gli sfugge e il bianconero mette dentro a porta vuota. Ma c'è un guardialine che non sale a centrocampo, resta immobile. Peccato che a Lobello non interessi. Dopo una sconfitta e un pareggio, il Bologna è già affamato di vittorie. La Lazio capita nel momento sbagliato. Fascetti carica i suoi raccontando un mucchio di sciocchezze. Ad esempio dice che Cusini in porta e non squalificato come a Bologna si temeva è un vantaggio per la Lazio. E infatti Cusini lo ripaga parando un rigore concesso ai biancazzurri al 20° per atterramento di Galderisi da parte di Villa. Il tiro di Monelli è parato e per la Lazio sfuma l'opportunità di pareggiare la meravigliosa rete che Poli aveva dipinto al 5° con un magnifico diagonale mancino. Nella ripresa il Bologna legittima il proprio vantaggio raddoppiando con Marronaro che finalmente riesce a segnare una rete contro la sua ex squadra. È il 67° e il Bologna fa suo definitivamente un match che vede come protagonisti tre ex, Poli, Cusin e Marronaro. Il Bologna è un fuori classe, dirà alla fine Fabbri. Si chiama Poli, fa sempre la differenza. Adesso chiamo mio amico Vicini e glielo raccomando. Euforico e anche penna bianca. Questi sono punti che valgono doppio. Dopo lo 0-0 interno col Brescia, il Bologna ubriaca il Messina in Sicilia per tutto il primo tempo. A centrocampo gli isolani fanno da spettatore le trame che i rossoblù tessono magistralmente. Al 34° Pradella di testa, su crosta sinistra di Marocchi, fa 1-0. Poi lo stesso centravanti si farà espellere per fallo di Razione nella ripresa, in cui il gioco si fa parecchio duro e spesso scorretto. I padroni di casa pareggiano al 56° con Catalani. Gigi Manfredi, espulso insieme a Pradella perché l'arbitro Paparesta ha visto un suo gesto di stizza a distanza di 60 metri, dice eloquentemente: questo è un punto che ne vale tre. Un tremebondo Genoa è dominato da un Bologna sicuro. I grifoni si rintanano nella propria metà campo e dopo vari tentativi sfumati di poco, i rossoblù vanno in vantaggio. Al 38° Marocchi scende sulla sinistra e appoggia l'indietro rasoterra in mezzo all'area per la prepotente eruzione di Marronaro che in girata insacca un violento tiro dal basso verso l'alto. Incapaci di abbozzare una valida reazione, gli ospiti si mettono nella cosiddetta posizione del tennista stupido, cioè a metà fra difesa e attacco, senza fare né l'uno né l'altro, e per il Bologna è tutto un divertimento. Da fuori area un tiraccio di stringale a rasoterra che Gregori non trattiene fa 2-0 e il terzo gol porta la firma di Luppi. Edmondo Fabbri parla di Serie A. La tranquillità nel calcio non esiste, ma se a questo punto il Bologna non arriva in A, ditemi voi chi questo campionato promuove. Da questo Bologna, dirà alla fine Corioni, voglio 53 punti. Il Bologna esce dallo Iacovone di Taranto fra gli applausi del pubblico di casa. È una Pasqua con la P maiuscola per il rossoblù. Un secco 3-0 fuori casa sa proprio di trionfo. Nel primo tempo i nostri tengono la palla, ma non sono pericolosi in attacco. Nella ripresa il Bologna traballa un po'. Il Taranto sogna l'impresa gloriosa e si spinge in avanti. Crea due buone occasioni, ma si scopre. In contropiede Poli viene steso da Serra in area ed è rigore che Marronaro trasforma al 65°. 6 minuti dopo il raddoppio di Marocchi, smarcato davanti al portiere da Pradella. Il Bologna ora dà lezione di calcio e va ancora in rete con Villa dopo un coast-to-coast in stile NBA e dai e vai con Marocchi. Il piccolo, grande Villa è riuscito a fare finalmente un gol rossoblù. Bologna-Catanzaro, il Tomba Day, elicotteri dal cielo, medaglie, foto ricordo, giro del campo, palloncini, battutine. Tutto molto simpatico, peccato che non sia stato invitato anche il Catanzaro. Il gol di Marocchi al 4° dopo un triangolo al limite con Pradella, ha l'effetto di complicare le cose. Il Bologna si rilassa. Dopo diverse occasioni concesse da una difesa festaiola, il Catanzaro pareggia meritatamente con Buongiorni al 44°. Poi al 57° il pasticciaccio. Rossi è lanciato a rete, Cusin lo abbatte, palla palanca che in fuorigioco segna. Agnolin convalida, poi vede il guardialine e annulla. Il Catanzaro protesta, mentre tutti sono intorno all'arbitro e in campo c'è il massaggiatore dei calabresi. Agnolin fa riprendere il gioco. Pecci batte a sorpresa per Marronaro, che salta a tre quarti campo, il portiere avversario e fa 2-1 con un pallonetto. Pareggerà ancora palanca, meritatamente, al 78° per un giusto 2-2 alla fine. Nel corridoio davanti agli spogliatoi, con qualche battuta acida fra Corioni e Guerini, si colora il dopo partito. Fumo meno guerra, dice il presidente, che ti fa male.
E l'allenatore replica inviperito: oggi ne ha fumate più lei di me, caro mio. In tribuna si parla di Maifredi e Juve. In campo Poli contro la Samba fa cantare il suo sinistro. Grandioso il suo diagonale rasoterra che su imbeccata di Pecci dà il vantaggio al Bologna al 35esimo. Sempre Poli, con un'altra magistrale sciabolata dal limite, segna il 2-0 al 57esimo. Al 69esimo Pecci difende con caparbietà un pallone dentro l'area e con un secco tiro fa 3-0. La Samba segna su rigore al 74esimo con Mandelli. Pradella fa poker con uno spettacolare tuffo di testa su cross di Monza all'81esimo. Chiude le marcature Luperto. La sbornia di 7 giorni prima è dimenticata sotto i 4 gol alla Samba. Ma Maifredi ha un appunto da muovere al pubblico. Ho sentito dei fischi verso la metà del primo tempo, da parte di qualche signore in tribuna. È un atto da disonesti. Pecci però, se fosse stato in tribuna, avrebbe forse fischiato anche lui. Non sono rimasto per niente soddisfatto. A Bari tutto comincia per il meglio. Marronaro lavora un bel pallone sulla destra, lo centra al bacio per Pradella che tutto solo di testa non perdona, 1-0. I Galletti reagiscono e pareggiano dopo soli 6 minuti con Detrizio, che sfrutta una indecisione della difesa per battere di testa. Il Bari continua a premere con veemenza e in apertura di ripresa D'Elia concede un rigore per un fallo di stringara su Perrone commesso fuori area. Lo stesso attaccante trasforma. Stringara entra poi con notevole energia ma senza cattiveria su Carrera, prendendo il pallone. D'Elia lo espelle. In 10 il Bologna non ha abbastanza forze per tentare la rimonta. Pecci, che ha giocato nonostante la perdita del papà in settimana, dà l'allarme. Da un mese il Bologna non gioca più come prima. Il Modena è squadra modesta che un Bologna determinato riesce immediatamente a intimidire. Dopo vari tentativi il gol del vantaggio lo realizza Marronaro su assist di Pradella che ruba palla a un difensore. I canarini trovano, complice una disattenzione difensiva, il pareggio. Ma è questione di poco che un meraviglioso e prodigioso colpo di testa di Pradella, 100 partite in rossoblù, riporta avanti il Bologna. Poco dopo Marronaro triplica in mezzo a una difesa ormai arresasi e inerme. Ancora su assist di Pradella, controllo e tiro sicuro. Il poker lo sigla Quaggiotto con una legnata di sinistro in diagonale, coronamento di un'ottima prestazione. Il clima è idilliaco, la Serie A è a un soffio, ma Maifredi dedica il successo alla sua signora nel giorno del loro 17esimo anniversario. Manca solo una paroletta, magica e attesissima, resto. E Gigi Maifredi con il sorriso di sempre la pronuncia facendo felice una città in ansia. La vicenda è al termine, Maifredi ha scelto il rossoblù. E da questo momento in poi il Bologna cavalca trionfalmente verso la Serie A.
Luigi Corioni, detto Gino, è il 21esimo presidente del Bologna. Essendo subentrato a Giuseppe Brizzi, il presidente della risalita dalla C alla B, il 23 settembre 1985. Occupa il ruolo che fu negli anni di Masetti, Graziani, Bonaveri, Dallara, Goldoni, Venturi, Montanari, Conti. È nato il 9 giugno 37 a Castagnato di Brescia. Segno zodiacale Gemelli. Testardo, coraggioso, ma anche amabile e spiritoso, Corioni è un industriale fattosi da sé e di indubbio successo. Proprietario di Saniplast, Saniflor, finanziaria Serenissima e immobiliare Sara. È sposato con la signora Anna, donna di forte personalità, e hanno 5 figli. Fondamentalmente individualista, come ogni imprenditore affermato, Corioni ha faticato a conquistare la città, che oggi però lo idolatra. Ha avuto al suo fianco, in una scalata non facile, Valerio Gruppioni, oggi procuratore generale della società, giovane industriale del settore meccanico, e Romano Bernardoni, commerciante di auto. Uscito dalla società il segretario Farnè, per anni unico punto di riferimento nelle travagliate vicende del Bologna, oggi la società rossoblu si è data una struttura manageriale, creando un settore marketing, PR e pubblicità affidato a Maurizio Ferrari. Un anno magico, indimenticabile, come lo definiamo? Sì, un anno magico, sì, perché abbiamo fatto un grande calcio, perché penso vinciamo lo scudetto della Serie B, chiamiamolo, giocando veramente bene. Direi che abbiamo giocato molto più bene dei punti che abbiamo, per cui una grande soddisfazione, anche perché partita non proprio con il vento in poppa, almeno detto da voi. Io ne ero convinto ed è andata bene. Non sempre quando si è convinti va bene, per cui verificare che va bene è sempre una cosa importante, insomma. E l'anno è stato talmente bello che si è anche chiuso con una, diciamo, prova di forza e di serietà, e quindi in questo senso penso che tutta la città veramente sia grata al presidente. No, non è tanto la prova di forza, non è stata nessuna prova, è stata che io sono presidente del Bologna, devo guardare solo il bene del Bologna, non posso guardare ad altro. Mi dispiace anche se certe volte in questa vicenda sono venuti in mezzo degli amici, delle persone con le quali nutriamo vicendevolmente stima, ma questo non vuol dire che noi dobbiamo comunque fare i nostri interessi e non guardare in faccia a nessuno, perché credo che Bologna debba, io credo sempre che a Bologna si possano fare grandi cose, e per fare grandi cose non bisogna sicuramente non far andare via le nostre persone migliori, che siano loro allenatori, che siano loro giocatori, perché solo così si può costruire un grande Bologna. Cercare di completare la squadra con qualcuno più bravo di quello che abbiamo, se è possibile, questo senz'altro, ma principalmente non far andare via i nostri più bravi, sennò come si fa a fare la grande squadra? Corioni è uno che vuole vincere, Manfredi è un altro che vuole vincere, e la città si è abituata a vincere. L'anno prossimo? Beh, è uno dei motivi che andiamo d'accordo io e Manfredi, che vogliamo vincere sempre, anche perché nel calcio e nello sport è bello partecipare, ma è molto più bello vincere. E l'anno prossimo cercheremo di vincere, lo stesso, sapendo, consci delle difficoltà che avremo, consci che giocheremo nel campionato più importante del mondo, e noi però partiamo per vincere lo stesso, vedremo cosa succederà.